Allora, sesta vittoria del campionato dopo il mezzo passo fatto compiuto nel turno precedente contro l'Eracles, lo United Pomezia riprende la sua marcia. Borioni, esordio, gol della doppia cifra, 10-1 termina questo confronto. Lo United almeno per il momento non ha rivali. Sì, abbiamo fatto una bella vittoria, potevamo fare più gol perché ci siamo mangiati tante occasioni, però è una squadra compatta, sono contento del gol, sono andato a abbracciare il mister perché era uno sfogo personale, però sono contentissimo della squadra perché stiamo dando il massimo e si stanno venendo bei risultati. Allora Borioni, voi siete stati un po' colti di sorpresa, non ve l'aspettavate perché siete partiti piuttosto forti, in pressing molto alto, cercando di non far ragionare la squadra avversaria. Alla prima occasione loro hanno trovato il gol, che cosa vi ha detto il mister in quel momento? Siamo stati disattenti sulla copertura sul primo palo, abbiamo schiacciato troppo una parte della difesa, l'altra è rimasta un po' troppo alta, si è creato un buco al centro e la palla è passata dove non doveva passare. Niente, abbiamo preso un gol pure un po' sfortunato devo dire, però era giusto perché la marcatura era sbagliata. E adesso da un esordiente andiamo da Petrone, città di Pontinia, pesante il passivo, avete fatto quello che più siete riusciti, contenere quanto più possibile, ma è veramente troppo difficile mantenere questa avversaria. Sì, è abbastanza difficile, comunque questa categoria per noi è molto complicata perché comunque la squadra è stata rivoluzionata molto, ci sono giocatori nuovi che calcio a 5 l'hanno visto da poco, incluso me, e è stata una bella partita, molto, molto spinta, e cerchiamo di dare il massimo ogni volta, come ripeto questa qua è una categoria che per noi è molto complicata, diciamo. Onestamente parlando, che cos'era più, che è stato più difficile, mantenere il gol del vantaggio o sprecare l'occasione del calcio di rigore che vi poteva rimettere in corsa, quantomeno accorciare le distanze? Sì, beh, diciamo tutte e due, perché comunque abbiamo da lavorare molto sulla fase tecnica e anche sulla squadra, perché molti giocatori non si conoscono, comunque è da poco che giochiamo e ci stiamo lavorando. E ci speriamo che vada meglio, insomma.